Beh, dunque, sicuramente è il caso, mi sono ritrovata a fare una supplenza in una classe e questo caso si è trasformato poi in passione, che tuttora ho. Il progetto, della scuola ospedale, è nato nel 2008 da un'idea del dottor Maurizio Mascarin, che è stato il creatore, il primo in Italia, di quella che è l'area giovani al CRO di Aviano. Ed è stato supportato dall'associazione SOR Optimist e dall'Istituto Comprensivo di Aviano. E tutto questo è nato nell'ottica dell'umanizzazione di quelle che sono le terapie, cioè di fare in modo che i ragazzi che sono ricoverati per le terapie al CRO possano continuare ad avere un contatto sociale. Ok, con quello che è l'esterno. Dunque, nel 2008, penso, durante un collegio docenti, è stato quando era ancora preside il professor Andreoli, è stato presentato questo progetto, da una collega, che faceva parte dell'associazione SOR Optimist. E quando ha presentato il progetto, ovviamente ha chiesto la disponibilità dei colleghi per lavorare come volontari e quindi ho subito dato la mia adesione come tanti altri colleghi, cioè ci sono stati colleghi che ancora oggi lavorano di altre materie. Dunque, la prima competenza direi è la sensibilità, la capacità di ascolto. La flessibilità, perché noi lavoriamo a chiamata, cioè ci telefonano e ci dicono possiamo iniziare domani o dopodomani. E poi senz'altro abbiamo seguito un corso di formazione organizzato dal CRO di Aviano con una psicologa che ci ha un po' illustrato quali sono le tecniche o comunque come approcciarsi con i ragazzi, ragazzi e bambini, perché ricordiamoci che ci sono anche i bambini, che stanno passando un periodo molto delicato nella loro esistenza e quindi questo corso è stato molto, molto importante. Beh, allora, partendo dal presupposto che ogni ragazzo ha un suo vissuto, ha una sua storia, e quindi ogni ragazzo è diverso e non dobbiamo mai fare confronti. Ecco, però detto questo, ho trovato una caratteristica comune a tutti i ragazzi che ho incontrato al CRO, che è la resilienza. Cioè, abbiamo fatto lezione, quando magari stavano facendo la chemioterapia, quindi momenti in cui erano fragili psicologicamente e anche fisicamente, magari a volte anche con la flebo in vena, o a letto, ciò nonostante hanno voglia di imparare, di fare qualcosa per non perdere l'anno scolastico. Questo per me è stato grandioso. Non lo voglio confrontare con i miei ragazzi perché ogni problema di ogni classe è sempre grande per chi lo vive, però è vero che a volte nelle classi nostre prevale talvolta un'atmosfera un po' di noia, ok? O così di apatia. Che sicuramente non ho trovato nei ragazzi con cui ho lavorato al CRO. Dunque, beh, l'ambiente è molto importante, però è anche vero che quello che conta sono le persone, come rendono l'ambiente. Mi spiego meglio. La prima volta, quando ho iniziato, la prima volta che sono andata su al CRO era a gennaio, penso. Era una giornata terribile, grigia, freddo, aveva nevicato nella pedemontana. Come sono arrivata al CRO, questo edificio imponente, mi ha spaventato e ho detto, oddio, cioè, sicuramente non sarò in grado, no, dal punto di vista emotivo, di reggere. Poi come sono entrata? L'area giovani era tutta dipinta, i muri sono tutti disegnati, diciamo, tutti i tavoli erano colorati. Questo ha avuto un impatto positivo. C'erano i bambini che giravano con il triciclo, magari con la flebo, ma soprattutto il sorriso del personale, no, infermieristico, e l'incontro con queste persone straordinarie ha subito fatto sì che l'ambiente
passasse in secondo grado. In secondo piano, scusa. Poi è vero che si fa lezione a volte a letto, dipende sempre dalla condizione del ragazzo in quel momento, per cui abbiamo fatto lezione magari vicino al letto e quindi è tutto flessibile nei tavoli dell'area giovani, mentre magari a fianco guardavano la TV, quindi ci si lascia lasciamo da parte tutte le idee di perfezione della lezione. Adesso l'ultima volta ho fatto lezione nella loro biblioteca, dove c'è magari un po' di rumore, però ci sono i computer. Oppure c'è un'aula proprio dedicata che adesso hanno creato al campus lì a lato, io ancora non l'ho usata perché dipende sempre da come stanno i ragazzi, e quella è proprio l'area per la scuola, quella scuola ospedale. Quindi torno a dire, impatta l'ambiente, però insomma fino a un certo punto si fa quello che si può. Sì. Qui devo citare assolutamente una ragazza, era l'anno 2000, giugno del 2010, Giulia Comisso, era una ragazza solare, allegra, e il suo sogno era prendere il diploma di tecnico dei servizi sociali. Lei sapeva di essere nella fase terminale della sua malattia. E ciò nonostante, con flebo e tutto, facevamo lezione, c'era il collega di matematica, insomma, per prepararla all'esame di maturità, e l'esame di maturità l'ha fatto lì al CRO, perché appunto è stato possibile anche proprio spostare, diciamo, la sede dell'esame, l'ha passato, quindi il suo sogno si è avverato, e poi purtroppo ci ha lasciato, e questa cosa per me è stata sì, anche perché l'ho saputo che ero al mare, ho tenuto tutti i ritagli di giornale che mi sono andata a rivedere questi giorni quando mi hai detto. Questa è la cosa che diciamo ha più impattato effettivamente. Altri che devo citare perché non è sempre così triste, Leonardo che sta bene, Alessandro che poi mi ha mandato il WhatsApp che dopo aver fatto la maturità, si è laureato in ingegneria e adesso tra poco si sposerà. È stato anche in un programma di televisione in cui non ricordo il titolo. Per cui, insomma, è sempre, ma diciamo l'impatto affettivo c'è anche nelle nostre aule. Allora, ho imparato una cosa banale, che ci sono un sacco di persone. E c'è un sacco di positività là fuori, positività tra i medici che si sono appunto, che si impegnano ogni giorno a fare questa cosa, colleghi, e sono tanti che si impegnano a insegnare lì, gli studenti, i genitori, e che quindi non bisogna mai arrendersi, insomma, questo ho imparato a essere molto flessibile, che io che tendo a essere una control freak precisina, invece lì si prepara la lezione e poi andrà come andrà, cioè ci si adatta, si cambia, e quindi questo dal punto di vista. E poi veramente avere fiducia anche nei ragazzi ancora di più, perché veramente sono incredibili quelli che vogliono fare lezione così, ecco. La cosa di più che vorrei dare come messaggio è grazie. Grazie a tutti quelli che ho citato prima che si impegnano per rendere la vita quotidiana migliore e grazie a tutti quelli che credono che il futuro, cioè, che c'è speranza in questo futuro, insomma, nonostante tutta la negatività che assorbiamo quotidianamente. Grazie e grazie che fate questo articolo. Perché è giusto riconoscere che ci sono strutture che sono veramente strutture riconosciute a livello internazionale, sono strutture importantissime, vengono da tutta Italia i ragazzi a curarsi lì al CRO, e quindi sì, è una cosa importante.